sentieri per le due spiagge principali, però l'atmosfera e il circondare è veramente magnifico, molto grezze. Sarà una delle ricchettone che si è trasferita, perché ecco, queste sono le belle comunque. Generatore militare, e l'unica differenza che c'è con quello normale è che è rivestito di verde. May I have a look? Ah, ok, thank you. Siamo andando alla Vragas, è una spiaggia prima di Christos, si prova ad arrivare a Christos con la Vragas, però andiamo a vedere di più. La fauna, questi giovani alternativi, diceva Michela, i giovani alternativi. Diciamo che il posto è insolito, la Vragas, Cammina per il mondo e dove arrivi? Le dune di capra cotta, eccole, eccole, e sono uguali praticamente. Adesso noi dovremmo andare lassù. Adesso andiamo là, la chiesa Straio, e andiamo a vedere di che si tratta. Abbiamo detto andiamoci a sedere un po' in alto, ma non pensavamo che fosse così rigida questa sedia e così alta soprattutto. Bellissima visione, una scogliera che è fantastica, vero? Incredibile, bellissima, non altissima, la roccia è veramente così stratificata che dà veramente una fantastica sensazione, incredibile. C'è un pianoro, qua sopra c'era probabilmente una torre, anzi sicuramente un faro, ed è mangiato il vento. andiamo a esplorare un paio di chiesotte. Una è Christos, questa qua, e l'altra è quella di fronte. Saranno due chiesette molto semplici, infatti questa già vedo che è piuttosto malandata, però è la cornice in cui sono inserite è veramente molto bella. Infatti sì, questa chiesa è un po' andata. Christos non si trova proprio in ottimo stato. Ora andiamo a vedere l'altra, vediamo come si chiama, si trova qua di fronte. Andiamoci a sedere sulla scogliera. Oggi affoghiamo questo splendido tramonto tra una fix e patate all'origano. Questo è il tramonto che ci aspetta. Adesso andiamo proprio verso la punta più estrema per goderci questo tramonto, cane permettendo. Ciao Bau! Devo dire che questo spettacolo che si rinnova ogni giorno ha un'attrazione magnetica per le persone, è veramente affascinante. Per i colori, ma proprio per l'atmosfera che c'è, si ha una sensazione di infinito e nello stesso tempo di pace e tranquillità che posso immaginare nei periodi di bassa stagione. La location è veramente qualcosa di straordinario, assolutamente da vedere.